La salma di Alessandro Parini è in Italia. Il volo di Stato con il feretro del giovane romano rimasto vittima di un attentato sul lungomare di Tel Aviv la sera di venerdì scorso, all'inizio di quella che doveva essere una breve vacanza pasquale in Israele per il weekend, è atterrato nel pomeriggio alle 14.50 all'aeroporto di Ciampino ad accoglierlo i familiari, il Presidente della Repubblica e il Ministro degli Esteri. Prima della partenza c'è stata una breve cerimonia con la benedizione da parte del padre Davide De Meli, cancelliere del Patriarcato Latino di Gerusalemme. I funerali di Parini si terranno giovedì 13 alle 15 alla Chiesa San Pietro a Roma. La procura disporrà l'autopsia sul corpo dell'avvocato 35enne. Domani mattina la PM Gianfederica Dito, titolare del fascicolo, affiderà l'incarico per l'esame autoptico che verrà svolto al Policlinico Gemelli di Roma. L'obiettivo è chiarire le cause del decesso del giovane e accertare se la morte sia legata all'impatto con l'auto alla guida. C'era il cittadino arabo israeliano Youssef Abu Jaber, o escludere la presenza di proiettili o ferite da parte da arma da fuoco proprio sul corpo di Parini. La procura procede per attentato con finalità di terrorismo, omicidio e lesioni. Intanto alcuni amici di Alessandro che erano con lui venerdì a Tel Aviv sono stati sentiti dai carabinieri del ROS. Hanno raccontato di essere arrivati in città poche prime ore del tragico attentato e di essersi recati in albergo. Da lì si sono mossi in direzione lungomare, un percorso di circa 10 minuti a piedi per raggiungere un altro gruppo di amici. I testimoni hanno affermato di aver sentito il rumore di un'auto che procedeva ad alta velocità, poi gli spari. Gli amici della giovane vittima hanno raccontato di non ricordare nulla dell'impatto, ma hanno affermato di essersi in un primo momento allontanati di corsa per poi tornare indietro e individuare il corpo di Parini e la sua testa insanguinati.